Everything goes white. I can feel the breeze. Euphoric delight. Only you and me. Pour your honey, sickly sweet. Keeps me coming, got me weak. You could kill me, I'd still be. Darling, your number 6 feet deep. Oh, it's real hard to break this habit. It's like I want you 24/7. When I'm without you, boy, I feel sick. Think you work better than my prescriptions. Nothing feels as good as you. È buono? Piano! Mamma mia! Grazie! Wow! Wow! La stella. È la stella. Stella. Cos'è? Cos'è? Ah sì? Che cos'è? Dov'è la gatta? La gatta. Dov'è la gatta? Dov'è la Mimì? Mimì. Mimì. Mimuz. Mimuz. Tata. Mimuz. Tata. Saluta. Ciao. Ciao ciao. Buongiorno amici, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Barbara e oggi mi vedete con una miss un po' diversa. Ho fatto gli occhiali nuovi e sono andata ieri a ritirarli. Faccio sinceramente ancora un po' fatica a vedermi con gli occhiali nuovi. Che vi volevo dire? Niente, questo è un nuovo video. Vi porterò un po' con me in questa giornata di studio, di letture, di tutto della... In questo martedì, oggi è martedì 20 agosto e sono le 9:08. Io mi devo mettere a studiare. Avete visto che stamattina stavo leggendo Uomini e topi di Steinbeck. Lo finiremo dopo. È un libro molto corto che ho iniziato ieri sera, ma che mi sta piacendo da morire, amici. Quando lo prendo non riesco a smettere di leggerlo, però ne parleremo meglio dopo. Adesso io devo finire questo libro, quindi io di solito faccio delle sessioni di studio dalle 9 alle 13. Non riesco più a conciliare le live studio, amici, perché sento di non rendere troppo e ho bisogno di, siccome si stanno avvicinando gli esami, ho bisogno di essere concentrata su quello che sto facendo, perché questi esami li devo passare. Comunque non mi manca tanto per finire il libro, mi mancheranno una ventina di pagine da riassumere e mi alzerò da qua solo per ora di pranzo, quindi verso l'una. Scusate per gli occhiali, veramente io faccio molta fatica a
riconoscermi, ma è solo l'inizio, li ho presi ieri, per cui va bene così. Quindi andiamo, perché deve essere una mattinata produttiva questa. E finalmente potrò studiare senza volermi cavare gli occhi dopo la sessione di studio, perché vi giuro che studiare con le lenti o con gli occhiali vecchi stava diventando infattibile come cosa. Quindi andiamo. Amici, sono le 11:10, quindi è passata un'altra ora. Praticamente vi sto aggiornando ad ogni ora, ma è perché faccio delle pause ad ogni ora. In realtà mi sto alzando adesso, dopo stamattina che mi sono messa alle 9 qua, perché ho fame, quindi devo andare a cercarmi qualcosa da mangiare prima di svenire dalla fame. Comunque sto quasi per finire questo libro, mi mancano 7 pagine e ho finito, però non riuscirò a finire queste 7 pagine se non mangio qualcosa. Comunque ieri ho trovato all'Eurospin, mi sembra, che non ci andiamo mai, ma ieri siamo entrati e io ho visto il, eccolo qua, il primo sale senza lattosio. È uno dei miei formaggi preferiti, ma dopo che lo mangiavo stavo veramente male. Il primo sale con un po' di cracker, così almeno una cosa non tanto pesante, perché tra poco poi è un pranzo. Secondo tè della giornata, ditemi se anche voi in estate bevete il tè caldo. Io sono tè dipendente. Adesso mi faccio questo qua, che è un infuso fruttoso, ananas e pesca. Quindi questo è il mio spuntino prima di rimettermi a studiare. Sono le 11:22, per le 11:30 ricomincio. Stavo guardando su TikTok un video di Taylor e non penso di avervi mai raccontato del concerto, che appunto siamo andati al concerto di Taylor il 13 luglio. È passato già tantissimo tempo, amici, ed è stato tipo una delle esperienze più belle della mia vita. Io amo quella donna e ho amato ogni singolo momento di quel concerto, amici, e anche nei giorni dopo è stato bellissimo ricordare, rivedermi i video. Bellissima esperienza, mi porterò dietro per sempre. È stato veramente molto bello, molto intenso. Sono state quasi 4 ore di concerto in cui ho cantato, ballato, che non sono stata seduta mai. E poi anche le canzoni a sorpresa, amici, non me lo aspettavo. Il mio album preferito di Taylor è Red e lei ha cantato 2 canzoni di Red. Io sono stata felicissima. E nulla, quindi adesso torno a studiare perché sono le 11:28, quindi finiamo questo libro finalmente. Amici, ho finito finalmente di riassumere questo libro.
Quindi la mia sessione di studio per oggi può dirsi completa. Ho finito tutti e tre i libri della parte istituzionale di questo primo esame che sto preparando. Fatemi sapere se vi interessano dei video a tema studio. Ho finito questo riassunto, sono 152 pagine, però sono tre libri riassunti e io poi studierò da questi, per cui va bene così. Adesso posso chiudere questo computer e siccome ho finito con un'ora d'anticipo, perché di solito finisco la mia sessione di studio all'una, non so se non mi va di andare già a mangiare, perché comunque ho fatto merenda da poco, in quest'oretta e finisco Uomini e topi. Vi parlerò alla fine di questo libro breve ma intenso, perché amici, io vi giuro, ogni pagina mi verrebbe da piangere per questo libro e non so veramente che cosa aspettarmi dalla fine, quindi nulla, adesso vado e finisco questo librino perché mi manca veramente poco, però è cortissimo, sono 130 pagine, ma ieri non volevo finirlo perché ero stanca, avevo mal di testa, ho messo da poco sugli occhiali nuovi, per cui c'è stata questa un po' di confusione tra le lenti, gli occhiali, vabbè, un po' un casino. Per chi ha una miopia tanto alta mi può capire. E quindi niente, adesso faccio questo e poi vado a pranzare. E dopo pranzo però devo fare altre cose. E devo mettermi al computer per iniziare ad editare questo video, perché deve uscire domani, che è mercoledì. E poi stasera voglio iniziare un nuovo libro. Vado a leggere, vado a leggere. Ho paura, ho veramente tanta paura. Ci tengo a parlarvene subito che ho le idee ancora molto fresche, perché è stato un libro piccolo ma veramente tanto intenso. È ambientato durante la Grande Depressione in America, racconta la storia di George Milton e Lenny Small, che sono due agricoltori, due braccianti, che stanno scappando da una cittadina, letteralmente stanno scappando da un vecchio ranch dove lavoravano appunto come agricoltori, a causa di qualcosa che è successo con Lenny. Lenny ha fatto qualcosa e che li ha messi poi in fuga. Quindi loro stanno scappando per trovare un altro posto, un altro ranch che possa accoglierli, offrirgli un lavoro e dove poi possono anche alloggiare. George è un uomo piccolo, molto scorbutico, però molto attento, molto, molto determinato, e invece Lenny capiamo subito essere un ragazzo, un ragazzone enorme che ha un ritardo mentale. Ci viene detto subito che cosa succede. In pratica Lenny, essendo che lui ragiona come un bambino, però è un adulto, è un adulto anche molto grande, molto, la sua figura è anche molto imponente, non viene capito dalla società, cioè nel senso che i suoi comportamenti molto infantili non vengono capiti e vengono quindi giudicati molto male. George e Lenny condividono però tutta questa strada quando Lenny ha perso la zia e la zia l'ha lasciato, diciamo, alle cure di George. Quindi loro non sono parenti né niente, ma sono due persone che si sono trovate e che hanno iniziato a condividere un percorso di vita insieme. E poi quando si sono trovati davanti a questa cosa che Lenny ha fatto, sono scappati, quindi si sono messi in viaggio insieme. Arrivano appunto in questa nuova cittadina, in questo nuovo ranch, e iniziano a lavorare. Ma loro condividono un sogno, condividono il grande sogno americano, e cioè quello di avere un appezzamento di terra, un piccolo appezzamento di terra dove poter mettere radici, dove poter coltivare la loro terra, e che sia loro, non coltivarla per qualcuno, coltivarla per loro stessi. George vuole questa cosa, ci sta mettendo impegno a conquistare questo sogno, e Lenny è contentissimo perché lui vuole solo curare i conigli, lui vuole solo avere a che fare con gli animali. Arrivati al ranch trovano subito delle altre persone, per esempio abbiamo Slim, che è il capo mulattiere e che è una persona molto disciplinata, un ragazzo molto pacato. Poi trovano Candy, che è un signore che ha un moncherino al posto della mano e che condividerà poi con Lenny e con George il sogno di avere questo piccolo appezzamento. Cioè Candy dice: ok, voi volete fare questa cosa, io ho un po' di soldi da parte per investirlo nella casa, portatemi con voi perché sono già vecchio e non voglio rimanere qua, è in questo ranch. E poi abbiamo Corley, che è il figlio del proprietario e che è una persona gradevolissima, è un rissoso e si mette subito in sfida con Lenny, cioè lo prende proprio in antipatia. E poi abbiamo
abbiamo la moglie di Corley, che sarà, diciamo, il personaggio che darà vita a tutto quello che succederà poi nella storia, sarà, diciamo, centrale a quello che succederà. Amici, questo è un libro molto piccolo ma molto intenso, con delle frasi, con delle riflessioni sulla vita di questi agricoltori durante appunto la Grande Depressione, sul fatto che molti di loro condividessero il sogno di avere qualcosa di loro, di possedere qualcosa, ma anche del fatto che non tutti ci riuscivano. Vi consiglio di leggerlo, secondo me vale la pena, soprattutto per le tematiche di cui tratta, tutta la difficoltà di questa vita, di non avere niente praticamente. E abbiamo anche dei temi come l'amicizia che lega Lenny a George che si prende cura di Lenny perché lo difende, lo protegge, e Lenny invece che sta alle calcagna di George perché non ha nessun altro e perché il mondo non riesce a capirlo quanto George. Abbiamo questa relazione appunto dei due amici, abbiamo questo sogno condiviso. Io ve lo consiglio tanto, un libro molto profondo e soprattutto molto doloroso il finale. E nulla, mi è piaciuta molto l'esperienza di poterlo leggere e mi ha fatto tanto riflettere. Sicuramente è uno di quei libri che continuerò a pensarci, perché è uno di quei libri che ti fa tanto sperare per i protagonisti, ma poi non sempre le cose vanno come ci aspetteremmo. Amici, stavo finendo l'editing di questo video perché deve uscire domani. Ho finito di editarlo prima di quanto pensassi, quindi non volevo farlo oggi, ma lo farò visto che ho un po' di tempo. E cioè sistemerò la mia stanza, che è un disastro. Adesso vi faccio vedere. Innanzitutto il mio letto, che è tutto da rifare. Qui ho dei vestiti puliti da mettere a posto, lì ho dei cuscini senza federe che devo metterci le federe. Qua il mio carrellino è tutto a posto, però devo mettere nella libreria i libri che ho finito, e ieri ho finito Fahrenheit. Mi sono piaciuti molto entrambi, anche se Uomini e Topi mi è piaciuto un po' di più. Quindi niente, questi li devo mettere in libreria, li devo mettere a posto. Devo togliere tutto il corredo perché devo metterlo a lavare. Qua la mia scrivania non è nemmeno tanto disordinata, però devo dare una pulita. E soprattutto devo passare l'aspirapolvere. Quindi niente, adesso io velocizzerò tutta questa parte, perché non so se interessa a qualcuno vedere come faccio le pulizie in camera mia. E mi sono appena ricordata che ho anche un pacchettino da aprire insieme. Rimanete sintonizzati. Amici, è passato un po' di tempo, io nel frattempo mi sono anche fatta una doccia, non vedevo l'ora. E adesso vi faccio vedere la stanza tutta sistemata, tutta pulita. Quindi qua c'è la mia porta, tra l'altro non so se ve l'avevo già fatto vedere, ma ho messo anche un attaccapanni con tutte le mie tote bag. E guardate qua quella che ho preso al concerto di Taylor, bellissima. Poi qua abbiamo, vabbè, l'angolo lettura, che è uguale a prima. Ho solo sistemato un attimo, ho messo a posto i libri che ho letto. La mia cassettiera, lo specchio, il mio fantastico amico ventilatore, il mio letto con tutte le lenzuola cambiate. Ho messo questa coperta perché sinceramente in questi giorni faceva anche freschino. E poi la mia scrivania, che è uguale a prima. Direi che è arrivato il momento di aprire questo pacchettino. Tra l'altro è un libro, amici, che volevo da una vita, che era nella mia wishlist veramente da tanto tempo, ma che secondo me costava troppo, perché effettivamente di questo libro io non ho sentito parlare, non ho sentito recensioni. È un libro praticamente sconosciuto e l'avevo visto, mi ricordo, tipo 3 anni fa, quando sono andata in Abruzzo in una libreria, e mi era piaciuta un sacco la copertina e poi anche leggendo la trama, anche quella. Però appunto, essendo che non ne parla mai nessuno, ho detto vabbè, ne spenderci 20 euro anche no. Mamma mia Amazon, mamma mia. Mi è capitato ultimamente però di guardare nella mia wishlist
e di vederlo scontatissimo, cioè nuovo a 13,20 €. Ho detto subito. E il libro è questo, ovviamente è arrivato, guardate com'è arrivato. C'è un'alleanza pericolosa di Jeniek Cohen, questo libro edito Oscar Wilde Mondadori, che amici a me ricorda un sacco tipo i libri di Jane Austen, e in realtà la trama è un po' quella. Mi sono veramente innamorata di questa sovracoperta, poi il libro dentro è semplicissimo così. E nulla, eccolo qua, e costava appunto 20 € e l'ho pagato 13, non so per quale motivo fosse in sconto, perché appunto è un libro nuovo. E qua dice Historical Romance, Murder Mystery, quindi c'è anche un po' di mistero, Regency, è ispirato un po' ai romanzi della Austen, e un triangolo amoroso. Ok, questa cosa non mi piace per niente, però vabbè, vedremo, non giudichiamo. Lady Victoria Aston ha tutto ciò che potrebbe desiderare: una sorella maggiore felicemente sposata, il futuro della proprietà di famiglia assicurato e la possibilità di perdere tempo gironzolando nei campi attorno alla casa. Ma basta una notte per sconvolgere definitivamente la sua vita comoda e idilliaca. Suo cognato si rivela infatti un terribile mascalzone, e adesso tocca a lei trovare un marito o la sua famiglia perderà tutto. Armata solo di quello che ha imparato dai romanzi di Jane Austen, Vicky fa il suo debutto in società, ma nemmeno le parole della scrittrice sono in grado di aiutarla a capire se il meraviglioso e astuto signor Carmichael sia in realtà una canaglia, se il suo ex migliore amico, il bellissimo Tom Sherburne, sia più interessato alla sua dote o al suo cuore. Né sono in grado di aiutarla a liberarsi delle attenzioni del lezioso signor Silby. Soprattutto nei libri di Vicky non c'è nulla riguardo gli strani incidenti che iniziano a capitare attorno a lei e che potrebbero non farla arrivare viva al giorno delle nozze. A me, amici, ha colpito un sacco, io lo volevo, ce l'avevo in wishlist, questa sovracoperta mi è piaciuta e anche la trama mi ricorda un po' i libri della Austen, con un po' di mystery che non guasta mai. Quindi non lo so, fatemi sapere se voi l'avete letto, se lo conoscevate. È un librino anche abbastanza grande, perché ha le sue 445 pagine. Sicuramente sarà una delle mie letture autunnali / invernali. Scusate tantissimo per questo rumore, credo che il vicino stia tagliando l'erba alle 7 di sera, però nulla, eccolo qua, il mio librino di oggi. Feels as good as you do. Allora amici, siccome ho finito di cenare relativamente presto, voglio sfruttare questo tempo per editare il video che è questo qua che state vedendo, per cui adesso sono le 7:39 e mi metto all'editing, così vedo se per le 9 riesco a finire. Ho fatto dei piani un po' troppo ambiziosi secondo me per la giornata di oggi, perché allora il video è venuto bene comunque, lo stavo editando, solo che ci sono tante cose da fare anche nella post produzione, quindi non è solamente registrare, ma poi i video devono essere editati, bisogna mettere la musica, bisogna scegliere la musica. Adesso ne ho scelta una ma non so se mi convince del tutto, forse devo modificare dei pezzi. Poi devo fare la thumbnail, che è importante, importantissima, perché poi è la prima cosa che voi vedete del video. Devo caricare il video, e io abito in campagna, amici, cioè abito in campagna e non abbiamo ancora neanche la fibra, però ho fatto richiesta per la fibra, perché comunque l'hanno messa da poco qua nel mio paesino, quindi sto andando con l'FVA, che non so se voi sapete cos'è, ma non è nemmeno una connessione decente, quindi non so quanto ci metterà a caricarlo. Ultimamente, questo sarà un momento, un piccolo momento sfogo, ultimamente stavo avendo dei grandi problemi di, diciamo, di creatività con i video, con TikTok, con le live. Cioè, amici, io mi rendo conto che io amo quello che faccio, mi piace fare video, mi piace fare le live, parlare con voi, avere questo confronto un po' più diretto. Ho fatto una settimana off dalle live e ho capito che ogni tanto vorrei potermi fermare senza avere la costante paura di star deludendo qualcuno. Mi accompagna da sempre la paura di star, appunto, deludendo le persone, ma soprattutto deludendo me stessa, e me la stavo vivendo molto male, perché poi io quando inizio in questo tunnel dei pensieri negativi faccio un po' fatica. Cioè, settimana scorsa non ho postato niente sul canale perché appunto non riuscivo, cioè ero proprio in blocco, non riuscivo a registrare, non riuscivo ad editare, non riuscivo ad andare in live su TikTok, tutto mi sembrava troppo. Quindi ogni tanto succede, ogni tanto mi prendono queste situazioni di sconforto, e l'importante poi è uscirne, e sono dei
momenti un po' così, e quindi per questo che adesso voglio vivermela tutta questa cosa con più serenità, cioè facendo quello che devo fare nei miei tempi, pensando a voglio farlo, voglio produrre, voglio caricarvi video perché è una cosa che io voglio fare, perché mi piace. E ogni tanto la vostra amica qui presente ha dei momenti in cui veramente, cioè io sono insopportabile, amici, questa cosa io me ne rendo conto. A me dispiace un sacco per la gente che mi sta intorno, soprattutto le persone un po' più strette. Ci sono dei momenti un po' così anche nella mia vita. Non è sempre tutto rose e fiori, il mondo del quello che c'è dietro alla videocamera non è sempre facile, ecco. Mia mamma mi ha appena ricordato che devo dare l'acqua alla pianta là fuori. Allora amici, il libro che ho scelto di leggere è qua nel mio carrello ed è Wayward di Emilia Hart, questo qui, quindi lui sarà la mia prossima lettura, visto che a settembre con il gruppo di lettura leggeremo Sirene, sempre della stessa autrice, questo qua. E questo è Wayward. Devo prendere anche i post-it, allora la matita, direi che questa giallina è perfetta. Guardate questa copertina, se non è bellissima. Quindi come post-it questo. E niente amici, io sono pronta per andare a dormire, quindi spero vivamente che vi abbia fatto piacere passare questa giornata in mia compagnia. Io qua vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!